Sì. Allora, signore e signori, buonasera e benvenuti qui a Guercino in questa piazza Umberto I. Sono un po' emozionato questa sera perché è con grande soddisfazione che vi presento l'incontro di questa sera con il nostro filosofo Luciano Floridi, che prego, è intervistato dalla dottoressa Mara Carfagna, Barbara Carfagna. Barbara Carfagna, perdonami. Eccoci qua. Accomodatevi, accomodatevi. Ecco, due parole, ringrazio ambedue per la loro adesione al nostro invito. Per noi questo evento culturale è stato voluto da questa amministrazione principalmente per due motivi. Il primo, innanzitutto per far conoscere direttamente e personalmente ai nostri concittadini guarcinesi e agli ospiti che soggiornano a Guercino due personaggi famosi ed illustri che hanno origine guarcinesi, che vediamo spesso in televisione e che per noi è motivo di orgoglio. Il secondo motivo è legato strettamente al progetto Guercino 2025, volendo dare concreta attuazione all'idea di rinnovare anche sotto l'aspetto della cultura la vita sociale del nostro borgo. E chi meglio del filosofo professor Floridi e della giornalista Rai, dottoressa Carfagna, può incarnare il concetto di diffusione della cultura? Quindi io vi ringrazio di nuovo, grazie a tutti per la partecipazione e buon ascolto. Allora, buonasera, buonasera e ben trovati. Sappiate che siamo tutti e due emozionatissimi perché comunque, anche se parliamo ovunque nel mondo, poi quando uno parla a casa sua, diciamo, è sempre un pochino più emozionato di quando parla fuori. Faremo così una breve intervista su proprio Luciano Floridi, che abbiamo visto tutti e conosciamo tutti da sempre e che è diventato nell'arco di 10 anni, diciamo da quando c'è stata una crescita della digitalizzazione nel mondo, c'è stata una crescita del digitale sempre più importante in maniera direi esponenziale, nel senso che all'inizio poi era professore filosofo all'Università di Oxford, ha cominciato a diventare sempre più noto fuori da Oxford, poi fuori dall'Italia e dall'Inghilterra, in tutto il mondo, anche non so, quando io vado per i miei reportage a Seul, a Singapore, ovunque, diciamo, lo conoscono, è citato in tutti i libri dei più importanti studiosi di filosofia e di tecnologia e del digitale, e sta dando una grossa mano all'Europa tutta per strutturare un mondo nuovo, a cui lui ha dato anche diversi nomi che citeremo e che sono entrati nella Treccani, sono diventati i nomi che definiscono questo mondo nuovo creato da internet, dal web e in generale dalle società digitali, e sta cercando di strutturare insieme ai decisori politici quella che è, diciamo, quella che lui chiama l'infosfera, e che sono le nuove politiche, la nuova economia, il nuovo veramente mondo a cui stiamo andando incontro, che cambia tutte le strutture sociali e cambia anche noi stessi, e ce ne accorgiamo tutti i giorni attraverso lo smartphone. Il suo, diciamo, compito o dovere che assolve benissimo è quello di introdurre la componente etica, diciamo così, nel mondo digitale, che altrimenti, come abbiamo visto in diverse occasioni, dalla cyber war ai disastri della politica di cui parleremo, in realtà si costruisce un po' da sé e può creare anche, oltre ai vantaggi, numerosissimi problemi. Luciano è professore di filosofia all'Università di Oxford, adesso è stato fortemente voluto dall'Università di Bologna, quindi insegna anche a Bologna, ha vinto premi internazionali importantissimi, recentemente il premio dell'IBM per l'intelligenza artificiale, che è un riconoscimento importantissimo,
perché proprio IBM è leader nell'intelligenza artificiale, quindi ha dato a lui un po' lo scettro e laurea honoris causa per l'informatica, l'informazione in tutta Europa, una in Svezia, e diciamo ha scritto recentemente l'ultimo libro, che è un ebook che si può scaricare su Amazon, e diciamo così, questo libro l'ha chiamato proprio in poche parole, in poche battute, ma l'ha chiamato in questo modo, mettendo dietro sulla copertina le mura ciclopiche di Alatri. E allora io direi di partire proprio da qui. Luciano, perché questo libro, che andrà anch'esso in tutto il mondo, ha come copertina proprio le mura di Alatri? Partiamo da là, allora. Io faccio una piccola premessa, però tanti filosofi si sa sempre, prima di rispondere devono fare mille premesse, quindi almeno una contro il sindaco, che se lo merita. Lui ha detto ci sono due ragioni per questo incontro, ce n'è una terza in realtà, che è quella di svergognare questi due ragazzini che stavano qui a Guarcino a giocare qua. E come diceva Barbara giustamente, la cosa più imbarazzante che puoi fare è fare una chiacchierata in piazza con gente che, per citare, forse piove, riusciamo a scamparcela questa cosa, veramente io ho pregato che piovesse, per citare una frase guarcinese importante che mi ha accompagnato tutta la vita, che ti hanno conosciuto piro. Per i guarcinesi questa cosa non va spiegata, ma per i non guarcinesi vuol dire che quando tu vedi ad esempio un crocifisso che è stato fatto in legno e quello non lo tratta come se fosse Gesù, risponde all'altro, dice ma com'è che tu questo qua non lo tratti così importante? Ma io guarda che quello l'ho conosciuto piro, cioè pero, cioè dell'albero dal quale viene quel crocifisso. Allora qui a noi due ci conoscono tutti piro, e quindi è più difficile darsi un'aria per dire adesso qua guarda questo grande intellettuale, il grande filosofo. Detto questo, perché le mura di Alatri? Perché non volevo fare proprio la figura del guarcinese che mette Guarcino su cose di Guarcino. Allora ho detto, mettiamola un po' a latere. Guarcino sì, ma a Alatri. Così poi la gente capisce da dove viene, diciamo così, tutta il succo filosofico. Però non sembra proprio una cosa di Cicero pro domo sua, insomma, di Guarcino su Guarcino per Guarcino. Sembra quasi brutto. Detto questo, poi in realtà il libro, se qualcuno avrà lo stomaco di leggerselo, Guarcino ogni tanto ritorna lì dentro, e ritorna, a parte per il piro, perché, e questo un po' è diciamo, l'inizio della chiacchierata, se tutta la vita tu da bambino l'hai passata qua, ogni estate, ogni Natale, ogni Pasqua, possibilmente anche ogni weekend, giorno dopo giorno, settimane, anni, eccetera, allora tu lo sai da dove vieni, tu lo sai chi sei, e allora puoi andare in giro per tutto il mondo, Rio de Janeiro, Tokyo, ma tu, per citare un grande presidente degli Stati Uniti, che non è Trump, è JFK, quando andò a Berlino disse Ich bin ein Berliner. E tu quando stai a Tokyo dice Ich bin ein Guarcinese. Perché lo sai che tu lì ce l'hai le radici, e allora tu sei un po' una mongolfiera, no? Ma questo al di là della captatio benevolenzi, tu lo sai, stai a Oxford, stai a Parigi, stai alla conferenza a Los Angeles, ma tu dentro la tua radice ce l'hai, è una radice robusta, robusta come gli alberi che stanno qui sopra. Allora poi il vento, le cose, gli eventi, le differenze, è più facile affrontarli. Allora, in questo libretto che poi Barbara ha citato, trovate anche ogni tanto qualche riferimento a Guarcino, perché se serve un piccolo riferimento a qualcosa di autentico, non genuino, filosofo, genuino, autentico, autentico, cioè di cui sai l'origine, ti viene subito in mente Guarcino. Ecco, su questo quindi il libro racconta un po' anche, raccoglie tanti articoli, ma raccoglie anche un pochino la storia di Guarcino e perché questo attaccamento così un po' radicato. Allora, nel primo articolo che viene citato in questo, diciamo replicato in questo libro, viene citata una frase, un verso di Costantino Cavafis, che tu dicevi sempre
quando stavamo qui a Guarcino, perché Luciano era il più grande tra l'altro tra noi e quindi aveva un po' questa leadership, un po' per questo carattere forte, questa formazione, questa sua decisione, ma poi aveva anche una leadership tale che io, che non mi occupavo di digitale, quando ho cominciato a interessarmi all'argomento, e ancora non se ne parlava, era proprio il 2008-2009, a un certo punto, mentre studiavo online, ho trovato un articolo molto strano, però in cui vedevo della forza, diciamo, della potenza mentale, dico, ma questa è una cosa interessante, ma questa è una cosa intelligente. Mi sono messa a leggere tutto, ho detto basta, io adesso lascio la cronaca e mi dedico al digitale. Ed era un articolo di Luciano e l'ho scoperto solo dopo, per cui significa che proprio l'imprinting, diciamo così, culturale c'era e c'è. Allora, questa citazione che adesso ti chiedo di un po' così ricordare, ha poi influenzato un po' tutta la tua vita e ha messo tanta ansia pure a noi che ragazzini, tu continuamente con questa frase ci mettevi l'ansia che dovevamo studiare, dovevamo fare, non dovevamo perdere tempo in piazza, dovevamo fare questo, dovevamo fare quell'altro. Quindi qual è questa frase e come poi è stata il fulcro, diciamo così, di un inizio di ricerca particolarmente difficile? Però questi panni sporchi in piazza proprio. Vabbè. Allora, questa storia della frase, anzitutto l'autore è bravissimo, è un poeta che nasce ad Alessandria in Egitto, secolo scorso, insomma, è morto da tanto tempo, ma scrive in greco, e è stato tradotto da Einaudi ed è bellissimo, io ve lo raccomando, è un libricino piccolo, insomma, ha scritto poche poesie, lui faceva funzionario, e c'è questa poesia che io poi non mi ricordo niente, qui c'è papà, mia moglie, vi assicuro, non mi ricordo la data di nascita del sottoscritto, però ogni tanto qualche elemento linguistico ti fa proprio impressione, ti resta in mente. Così. Allora questa frase, di cui non mi ricordo il resto, e che io citavo, devo essere un simpaticone a 15 anni di quelli proprio così, fa così, dice, e se non puoi la vita che desideri, fai almeno questo per quanto sta in te, non sprecarla, e fa tutta una lista di cose che noi facevamo dalla mattina alla sera, cioè uscire, vedere gente, divertirsi, andare a ballare, cioè, no, e io il pesantone a 15 anni, cioè non sprecarla andando in discoteca, divertendoti, facendo due risate, così. Un pesantone così, però di quel periodo resta l'idea, povera Barbara e pure Antonella, dove è Antonella, cioè, è mio fratello, cioè, col grillo parlante lì così, che nasce l'idea che la vita sia un progetto, cioè che non sia semplicemente distrazione, cioè faccio delle cose, non mi piacciono, però poi il sabato, la domenica, una vita tutto l'anno, un lavoro, però almeno l'estate, sì è vero oggi 8 ore, 6 ore, qui, lì, eccetera, però almeno la sera mi divago, gli amici. Non è così, cioè che la vita sia fatta anche di progettualità, cioè che tu possa investire in te stesso, nelle persone che ti stanno accanto, nel paese in cui vivi, per costruire qualcosa. Ora, questa brutta idea, ma proprio perniciosa, del costruire, lo sa bene papà, lo sapeva pure mamma, lo sa bene mio fratello, ci è rimasta veramente molto, diciamo così, ferma nella mente. Allora tu avvicini la vita, da quegli anni in poi, in versione, si direbbe sempre una parolina greca, ma non per spaventare nessuno, poietica, che non è poesia, non c'entra niente, ma da poiesi c'è costruzione. Cioè invece di subire la vita, dice oddio sì, nonno faceva il medico, papà ha fatto il medico, io che faccio nella vita? Faccio il medico. No, non sprecarla, cioè, costruiscitela. Che vorresti fare veramente? Allora mi ricordo sempre su questa poesia, su questi discorsi, la mamma che diceva, mi raccomando, nella vita, qualunque tu cosa faccia, fai una cosa che ti interessa, perché poi la fai dalla mattina alla sera. Quindi impegnati tanto, ma in qualcosa che non è semplicemente, come dire, per trovare un po', magari un bellissimo stipendio, però che poi non ti piace il lavoro, eccetera. Allora, tornando alla poesia di Cavafis, resta di quell'anno e di quel periodo l'impressione che, insieme alle radici del Piro, che ti danno il passato, la solidità, la pietra miliare, tu sai chi sei, sai da dove vieni,
c'è quel monumento là che te lo ricorda tutti i giorni. Questo è impagabile, è un dono che chi lo ha ricevuto non solo lo deve riconoscere, ma lo deve anche sfruttare. Ma in più hai come seconda battuta il trampolino. L'idea, la famiglia, il paese, gli amici che hai frequentato, che ti dicono, guarda che si possono fare anche tante cose belle, il mondo è aperto. Parlando anche di digitale oggi, no? Cioè ragazzi e ragazzi che magari qua ne vedo un po' meno del solito, diciamo così, giustamente. Guardate che le opportunità sono straordinarie. Se vuoi fare qualcosa e ti impegni e lavori seriamente, certo poi qualche compromesso, qualche curva andar presa, strada diretta, però si può fare. Allora di Cavafis mi resta non tanto il piro del precedente, quanto l'idea che la vita sia una costruzione che almeno in parte sia nelle nostre mani, sia qualcosa che per quella piccola percentuale sia interamente a noi poter determinare chi sarai, cosa farai e cosa sarai in grado anche di dare una volta che hai fatto qualche cosa di buono. Ecco, allora, qui a Guarcino sono stati tra l'altro ospiti in villeggiatura molto spesso anche altri filosofi, perché c'era per esempio Carmelo La Corte che stava a Menticchio tutte le estati, suo figlio adesso Rocco che è stato qui anche durante la pandemia e insegna all'Università di Tianjin in Cina e filosofia anche lui. La differenza un po' che ha fatto Luciano da essere quello che è uno studioso di filosofia e anche di storia della filosofia, ha diciamo un passaggio ulteriore di progettualità, è quella proprio di essere il filosofo e non quello che racconta la storia della filosofia, e di essere il filosofo di qualcosa che all'epoca in cui lui ha cominciato pochi avevano intuito quanto avrebbe cambiato la storia dell'umanità. Al punto che uno dei termini, tra quelli che dico sempre, che appunto lui ha coniato e che restano ora delle pietre miliari in tutto il mondo della filosofia digitale, ma anche del mondo digitale. Io personalmente ho dato il titolo a 3-4 speciali, a una rubrica intera con i suoi termini, proprio per diffonderli, perché rendono l'idea di questo cambiamento incredibile, è iperstoria. Allora io, proprio in virtù del fatto che in copertina ci sono le mura ciclopiche di Alatri che ci raccontano il passato, cioè testimonianze di un passato remoto veramente che ancora abbiamo lì presente, chiederei a Luciano di spiegare bene questo concetto di iperstoria, perché segna un cambiamento e un passaggio che nella storia dell'uomo c'è stato solo altre due volte. Detta così dovrete spaventarvi subito, perché adesso qui una lezione di questa di un'ora, invece gliela facciamo semplice. È semplice, è bellissimo, è semplice. Riesco a spiegarlo pure su Rai 1, nessuno, è una cosa che cambia la percezione di cosa stiamo vivendo e anche l'importanza di vivere in quest'epoca. È facile. Se no la spiego io, che ormai io lo semplifico benissimo. Lui. Se la dico male la ridice meglio Barbara, va bene, facciamo così. Allora, a parte che adesso piove, quindi capace che... la cosa è proprio semplice. Quando parliamo di storia e preistoria, noi pensiamo che sia un periodo quell'anno lì, quel secolo, quel millennio, cioè a quel punto lì c'è la preistoria e poi parte la storia, ma non è così. Se uno legge un libro, diciamo così, di storia, a parte che qua tra un po' ce ne andiamo, sì, allora condizionalmente, se dovesse piovere, vabbè, però piove. Questa potrebbe essere, guarda, già vedo... Adesso la nuvoletta ci pensa Sant'Agnello. Esatto. Al quale io e mio fratello ci raccomandiamo da sempre, questo... E poi su questo torniamo dopo. Dicevo, la preistoria e la storia non sono due epoche fissate nel tempo, sono due modi di vivere. Cioè una società vive preistoricamente se non ha modo di registrare le informazioni per il consumo futuro.
Quindi ancora oggi noi abbiamo delle società, delle civiltà, soprattutto nell'Amazzonia, che vivono preistoricamente perché non hanno la scrittura. Allora, se la ricetta della crostata di nonna, che io faccio sulla base appunto della scrittura della ricetta, non te l'hanno scritta, quella o te la passa la memoria vocale, orale, oppure si perde. Allora, noi da queste parti, qui in Europa, siamo passati dalla preistoria alla storia circa 6.000 anni fa, poi chi dice 6.500, 6.300, ma insomma, tiro lungo, tiro corto, 6.000 anni fa. Il che vuol dire che circa 6.000 anni fa noi qui abbiamo inventato la scrittura, ve le ricordate quelle tavolette, o la grafica? Quando ho studiato io a scuola l'avevamo inventata, e noi in Europa, veramente l'Europa in quel senso è molto ampio, cioè, gli Assiro, cioè, stavano lontani, l'Eufrate, vabbè. Quando conviene noi siamo europei molto ampi per prenderci i meriti di tutti. In realtà l'avevano inventata nel Medio Oriente. Poi ho scoperto tardi che è stata inventata la scrittura 4 volte nel mondo, in 4 posti diversi, in tempi diversi, perché è un'esigenza fondamentale. Io come faccio a dire questa cosa dopodomani? Considerate, ve la faccio corta, che 2 cose fondamentali nella vita della società, come la legge e la religione, senza la scrittura, senza il testo scritto, funzionano male, eh? Cioè, il testo scritto è fondamentale per la tradizione religiosa, ma soprattutto per i contratti. Le tavolette che noi abbiamo di 6.000 anni fa non sono racconti di vacanze, sono mi devi 3 pecore, il campo è mio, non è tuo, mi devi questo, ti devo quest'altro, c'è una che si lamenta del bronzo che faceva schifo e adesso mi devi ridare i soldi. Sono tutte così, eh? Entriamo nella storia. Perché storia? Perché noi cominciamo a dipendere come società dalla scrittura, cioè da una tecnologia dell'informazione. Questo collegamento tra benessere e sviluppo della società e tecnologia non è diminuito via via che siamo andati avanti, è sempre più aumentato. Allora serviva a un certo punto un'etichetta per dire guardate che la storia non sta finendo, noi siamo sempre più, passatemi la battuta, storici, cioè siamo sempre più dipendenti dalle tecnologie che registrano, trasferiscono e modificano l'informazione, registrano invenzione della scrittura, trasferiscono Gutenberg, la stampa, manipolano computer, 1, 2, 3, oggi non è più storia, è superstoria. Allora come fai a dire superstoria? Iperstoria. Questa cosa è piaciuta e da un po' di tempo tutti parlano, oh, viviamo nell'epoca iperstorica, la nuova iperstoria, ma l'idea è semplice, cioè noi siamo sempre più avvitati sulla dipendenza rispetto alle tecnologie che ci circondano. Il che vuol dire, chiudo qua, che se oggi vuoi mettere in ginocchio un posto come l'Italia, la cosa che devi fare è staccargli la spina. Ad esempio a tutti gli aeroporti, tutti i semafori, tanto per dirvene una sciocca per strada, oppure tutti i servizi online, ad esempio del servizio sanitario. Quando è successo in Gran Bretagna, che hanno messo in ginocchio il servizio sanitario nazionale, per un certo periodo, sono scappati morti. Allora capite che una società iperstorica come la nostra dipende sempre di più e quindi deve saper gestire e disegnare le tecnologie in maniera attenta. Di qui il ruolo del filosofo. Ma io... No, Barbara dai, dice no. Di no, la regia non so, dice di voi no. Da, se voi dà fastidio, però a me insomma sembra che... Ma sì, ai Caraibi vivono sotto l'acqua. Possiamo tranquillamente reggere ancora un po', sperando che passi del tutto. Gli effetti dell'iperstoria poi li vediamo, li vedete anche nelle differenze generazionali, no? Perché per esempio oggi, ma anche i ragazzi che vivono oggi, vivono sommersi di informazioni in un modo in cui noi non eravamo. Per cui noi magari stavamo lì a citare i poeti del passato, perché leggevamo quello, leggevamo poco del presente, lui immaginava per noi tutti il futuro, ci metteva quest'ansia di non sprecare tempo, però ragionavamo e vivevamo in questa dimensione. Oggi i ragazzi, li vediamo, stanno tutto il tempo sullo smartphone, sommersi di informazioni diverse, ma anche noi stessi, sempre meno riusciamo a leggere un libro, cioè ce lo dobbiamo imporre, siamo sommersi di informazioni quotidiane. Prima ne avevamo pochissime e potevamo dedicarci meglio
al passato, adesso è come se si fosse allargato il presente. Di qui mille conseguenze anche sul nostro essere umani, sulla nostra conoscenza, sulla nostra ancor più necessaria necessità di essere un po' dominanti nel costruire il nostro futuro e non lasciarci sommergere dal presente, che in questo caso non è più perdere tempo in giro a giocare troppo, ma è staccarci dalle informazioni del presente e strutturare il futuro in base al passato, cosa che riusciamo a fare sempre meno. Invece quello che mi è sempre colpito è questa, tra le tante filosofie, perché avevi iniziato ovviamente con altre passioni filosofiche, questa intuizione proprio sul destino dell'informatica, che non era solo tecnologia, la rivoluzione non era solo, come la chiamano, quarta rivoluzione industriale, ma è una rivoluzione umana. Come hai avuto questa intuizione? Io mi sono sempre fatta l'idea che fosse tutta responsabilità di Fabrizio, perché Fabrizio era quello che, a causa di mio padre che gli aveva regalato una scacchiera, aveva cominciato a un certo punto ad appassionarsi moltissimo agli scacchi, e una volta riuscimmo a vedere, a capire che lui praticamente giocava con gente che stava dall'altra parte del mondo, che era all'epoca impensabile. Quindi dietro questa cosa, che a me proprio mi sembrò l'apertura di un nuovo mondo, e in effetti poi lo era, io ho sempre visto in qualche modo l'intuizione, la capacità di Luciano di infilarsi in questa intuizione che per noi restava solo uno stupore e costruirci una vita. Sì, questa cosa degli scacchi, adesso c'è papà qua davanti, potete immaginare l'imbarazzo, ma resta nella nostra famiglia è una filosofia ermeneutica, si direbbe, tra filosofi, cioè di interpretazione della vita. Tu puoi leggere tutto alla luce degli scacchi. Qualche tempo fa mi diceva, sai, gli è successa una disgrazia, e l'altro risponde, tu che hai fatto? E 2 e 4, cioè una mossa degli scacchi per aprire. Allora, lasciamo gli scacchi un attimo da parte, perché se no veramente altro che filosofia, la noia raggiunge livelli. Il momento in cui, se frega niente a nessuno, poi detto questo, insomma, però in cui veramente uno capisce, diciamo, guarda che qua è una rivoluzione. Io stavo a casa con mamma e papà a Prima Porta, borgata romana, già studiavo in Inghilterra, e mi dicono che posso trasferire dei files da dove sto in Inghilterra a casa dei miei genitori e poi rimetterli lì, cioè li prendi, li metti nel computer, li modifichi e poi li ricarichi. Ho detto, bah, mi sembra strana sta cosa. Sì. Vado a casa, torno per le vacanze, cioè, e con un modem che era grande la metà di questo tavolino e un computer che era grande come questo tavolino, cioè una roba di quello, faccio una cosa che i ragazzi oggi non hanno mai sentito, che si chiama la canzone della balena per i tecnici. Intanto ogni tanto i miei studenti a Oxford me lo chiedono, dice, professore, ci rifà la canzone della balena? Perché sono tutti ragazzi di 20 anni, non l'hanno mai sentito. E quello, e ti collegavi. Ecco. Allora i ragazzi che mi fanno rifare questa cosa della canzone della balena, o quelli poi li azzittite voi in qualche modo, e mi collego e riesco a scaricare i files, li modifico e li rimetto nel computer di Warwick, dove sta in Inghilterra. Io me lo ricordo, andai a parlare con mamma e poi dice, guardate, è successa una cosa miracolosa. Io, senza muovermi da casa, ho preso della roba, l'ho scaricata, l'ho modificata e l'ho rimessa lì. Erano, insomma, diciamo, non per darmi l'età sbagliata, ma insomma, eravamo verso la fine degli anni 80, primi anni 90. E è passato tanto tempo, ma quella fu una svolta. Fu la svolta in cui tu hai visto la luce, hai capito proprio che il mondo non sarà più lo stesso, ha cambiato talmente tanto la vita di tutti, e allora vai a parlare con un professore. Io me lo ricordo questa cosa, l'ultima. Oh, il professore non lo menziono perché non è gentile. E adesso capirete perché. Gran professorone, sono passati un po' di anni, vado a parlare, io ormai mi sono laureato, ho fatto il master, ho fatto il dottorato, vado a parlare con questo professorone e gli dico, guarda che c'è questa cosa, io mi voglio specializzare sul digitale internet, che è una rivoluzione. Io ancora me lo ricordo, vi assicuro, se mi avesse dato, l'ho detto già a qualcuno,
uno schiaffo di cinque dita, così, pa, mi avrebbe fatto meno spavento, meno shock. Perché mi disse, io mi ricordo dove ero, il convegno, cioè, Floridi, questa internet è una moda passeggera, non durerà, guardi. Lasci stare, non si impegni su questa cosa. Ecco, mentre... Parliamo con l'altro microfono, il microfono è scaduto e non si preoccupi, lasci stare e invece si specializzi su una cosa assurda che stavo facendo, di cui non fregava niente a nessuno. A quel punto tu sei un ragazzetto, un po' di primo pelo, e ti chiedi, c'ho ragione io? E gioco tutta la carriera sul fatto che adesso punto tutto sul nero, diciamo così, su questa cosa, su internet, o c'ha ragione il professorone? Questo era ordinario, era un gran barone italiano, era uno che poteva anche darti una mano di carriera. O c'ha ragione lui, che questa è una moda, io prendo una strada, non trovo più lavoro, sarà finita. Allora, sempre ai pochi ragazzi e ragazzi qui, un po' abbiate fiducia nel vostro intuito, almeno se sbagliate l'errore è vostro, perché se sbagliate con l'errore di qualcun altro non è tanto furba la cosa. E per fortuna, sempre grazie a mamma e papà, eccetera, eccetera, e un po' di partita a scacchi, ti fai due ragionamenti. Dice, a me questa cosa però mi sembra proprio importante. E non ci riesco a dire che questa è una moda. Io, secondo me, mi butterei su questa faccenda. E da quel punto in poi, per fortuna, è andata bene. E stiamo qua, perché se fosse andata male, io questa cosa qua non la raccontavo mica. Al contempo, molto tempo dopo, quindi parliamo appunto 2008-2009, io stavo al TG1, ero una cronista di punta, quindi andavo tutti i giorni alle 20 con tutti i fatti di cronaca, milioni di spettatori, eccetera, eccetera, e anch'io comincio ad approcciare, diciamo così, questo mondo digitale e comincia a interessarmi. E Massimiliano, mi ricordo, mi diceva sempre, Luciano fa qualcosa di filosofia, io non ho mai capito che fa. E quindi io non sapevo nulla, perché lui l'avevo perso lì a Oxford, e quindi non sapevo. E comincio a interessarmi. Decido poi a un certo punto di approfondire questo tema del digitale e mi trovo con il direttore del Corriere della Sera che mi dice la stessa frase, internet è una moda passeggera, e con il mio direttore che dice se mi lasci praticamente il posto in cronaca, che è un posto importante, libero in un momento politico un po' particolare, insomma, in cui si forzava un po' la cronaca e a me questo non andava di farlo, puoi seguire questa cosa, mettiamo i servizi dopo la musica, come ultimi. No, come, perché lui diceva, io certo, ho saputo anche andava in giro dicendo che forse io non ero un po' pazza perché credevo nell'intelligenza artificiale. Dice, questa, ma che dice? Per cui... E lui, lo chiamo dopo questo articolo, e lui mi dice, Barbara, la scommessa è win-win, molla tutto, molla la conduzione, molla la cronaca, molla tutto e buttati come giornalista su questo e vedrai che tra 10 anni ci sarai solo tu. È andata così. Quindi questa, l'importanza dell'estate di Guarcino nella carriera di tutti noi. Allora, per rendere un po' l'idea, diciamo, di cose che cambiano, a parte quelle che vediamo tutti i giorni che cambiano di noi stessi con il digitale, ho pensato di prendere un esempio che è abbastanza importante, perché riguarda proprio la costruzione delle comunità, dei borghi di tutta Italia, che sono un po' le modalità contadine attorno alle quali, a seconda di come si coltivava, i tempi, gli orari, le stagioni, si creavano poi tutte le nostre comunità da quando l'uomo ha smesso di essere nomade. Ora, con il digitale, c'è una novità incredibile, già è presente in molte parti del mondo e anche in Italia, a Milano, che si chiama Planet Farms, quella di Milano, sono le agricolture verticali. L'agricoltura verticale significa che tu hai un silos immenso con dentro la tecnologia che sostituisce, per esempio, i fertilizzanti, sostituisce la chimica. A seconda delle luci che si mettono,
anche senza acqua, si riescono a coltivare o a ridare vita ai semi antichi che non riuscivamo più a coltivare nelle nostre terre. Si riesce a prendere, non so, il pomodoro pachino che poteva essere e cresceva buono solo in determinate aree del sud e riproporlo uguale anche acherando le stagioni. Cioè, invece di farlo nella stagione del pomodoro pachino, puoi produrlo in qualsiasi stagione. È assolutamente sostenibile, è meno chimico, è più sano, anche sapore. Qual è il problema? Il problema è che se noi dovessimo fare, come vorrebbe fare Amazon, tanti di questi vertical farm in giro per l'Italia, destruttureremmo le nostre comunità e società così come sono. Questo per dare un'idea dell'importanza di questa rivoluzione. Ugualmente accade nell'ambito della salute, per esempio, come sta cambiando la medicina e in tutti gli altri ambiti del nostro agire quotidiano. Allora io volevo un commento e chiedo a Luciano, e questo glielo chiedo per la prima volta, nonostante io faccia tante interviste, cosa pensi tu che sia più sostenibile, creare queste vertical farms ovunque perché convengono, diciamo, come produttività, oppure preservare le comunità così come sono? Perché la maggior parte della gente non sa che si stanno prendendo delle decisioni così importanti. No, grazie, questa è domanda seria, qua c'è poco da scherzare. Noi in genere i dati che abbiamo su queste trasformazioni sono quelli americani, in parte perché gli Stati Uniti stanno sempre un pochino più avanti dell'Europa, in parte perché hanno più dati su un territorio così vasto, con tante centinaia di milioni di persone, e quindi ve li cito, ma non per fare l'americano, ma perché normalmente si guarda un po' al mercato americano del lavoro, quello che Barbara stava menzionando, per capire un po' dove potrebbe andare anche l'Europa. Anticipa un po', insomma, di qualche passo in genere dove poi arriviamo noi subito dopo. Se voi prendete il mercato del lavoro, cioè di chi lavora negli Stati Uniti, vedete che storicamente oggi l'agricoltura negli Stati Uniti potrebbe sparire senza veramente incidere sul mercato del lavoro, perché ormai impegna, tanto il Google ce l'avete sotto mano tutti e tutte, 3-4% della popolazione lavorativa, immaginate tutti gli Stati Uniti. Il mercato dell'industria pesante, automobili, tanto per essere nel classico, quella impegna tra il 6 e il 7%, 8 a seconda di come lo calcoli. Quindi se voi fate un calcolo proprio veloce, così a spanne, diciamo, ma dammi un numero tondo, 10%. Tutta l'agricoltura, tutto il mondo industriale negli Stati Uniti. L'altro 90%, a seconda di chi lo divide come un salame più o meno, è servizi, terziario, governo, il che vuol dire, ad esempio, il lavoro che fa Barbara, quello che faccio io e quello che fanno quasi tutti qua in piazza. Perché se tu non hai mai prodotto un pomodoro per venderlo da qualche parte e non hai mai messo un bullone su qualche cos'altro, stai nel terziario. Allora, dov'è che stiamo andando anche noi? Nel terziario. La domanda di Barbara, giustamente, è: ma questo terziario ha un nome, colletti bianchi. Gli altri due si chiamano i colletti marroni, che sono quelli dell'agricoltura, e i colletti blu, che sono quelli dell'industria. Allora, l'impatto delle tecnologie, soprattutto del digitale, ma anche quelle precedenti, della meccanizzazione, sui colletti marroni è avvenuto da tantissimo tempo. Oggi la vera agricoltura si fa con 4 persone e 1500 robot, potete immaginare. Sui colletti blu è avvenuta da tantissimo tempo. In Italia noi siamo tra i paesi più avanzati, sparo una cifra, controllate di nuovo, mi pare che sia il settimo, se non è il settimo, è l'ottavo paese al mondo per la robotica industriale, ma dai tempi della Fiat. Perché quando dovevi sostituire un operaio con un robot, quello lavorava 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e non chiedeva lo stipendio. Non era una cattiva idea. Allora la Fiat, a suo tempo, era all'avanguardia nella meccanizzazione, nella roboticizzazione. Quindi anche l'impatto è già avvenuto. Perché oggi lo spavento? Perché l'impatto oggi sta avvenendo sui colletti bianchi. Cioè queste nuove tecnologie digitali, intelligenza artificiale soprattutto, fanno il lavoro che tante persone oggi fanno per avere uno stipendio normale,
in ufficio di servizio nel terziario. Questo è un po', diciamo, lo spavento. Alcuni dicono è la fine del lavoro. Domani saremo tutte disoccupate, tutti disoccupati, come faremo? Dobbiamo inventarci qualcosa. E una delle soluzioni anche politiche è bisognerà dare un po' tutto a tutti perché non ci sarà lavoro. Ecco, questa storia, io la chiamo storia, non è molto credibile, perché in realtà i fatti stanno andando proprio nella direzione opposta. Se voi vedete oggi, ad esempio, in Europa, in Italia, negli Stati Uniti, in Giappone, la Corea del Sud, addirittura in Cina, c'è il cosiddetto full employment, cioè non c'è disoccupazione. Una delle ragioni per cui il mercato americano si sta così surriscaldando in termini di inflazione è perché non c'è inflazione, ci sono due posti di lavoro, grosso modo, per ogni persona che vuole un lavoro, il che vuol dire che tu puoi chiedere di più, gli stipendi si alzano, si alza l'inflazione, la banca oggi, la Fed, alle 4 del pomeriggio, non so se avete letto, stava cercando di capire se deve innalzare i tassi di interesse. Lasciamo stare tutte queste cose un po' complicate. La cosa di base è, non sta succedendo. Cioè, quello che è l'arrivo della tecnologia non sta creando disoccupazione. Come mai? Perché in realtà, altra frasetta che mi sono inventato recentemente che è piaciuta, ci sono altri colletti in arrivo, che sono quelli verdi, tanto per avere un colore in mente. Cioè, molti dei lavori che noi via via andremo a fare, e sentivo appunto un amico, adesso non dirò perché magari vuole avere un po' di privacy, che diceva, mia figlia, mio figlio, uno fa statistica, l'altro fa agraria. È quello il mondo. Perché sono lavori di cura del mondo. Dice, ma allora non produrrà più nessuno niente. Ma per produrre i pomodori oggi non servono i braccianti, servono tantissimi oggetti meccanizzati. Per produrre automobili e tutto il resto non servono migliaia di operai, non funziona più così il mondo. Ma per prendersi cura di tutto questo che c'è qui intorno, cioè del mondo, della società e delle generazioni future, lì i lavori ce ne sono tanti quanti ne vuoi e di più. Vi faccio un esempio, in Europa abbiamo centinaia di migliaia di ingegneri di cui abbiamo bisogno ogni anno che non troviamo sul mercato. La Gran Bretagna ha bisogno di oltre 100.000 personale ospedaliero che non trova sul mercato. Ecco, questi nuovi lavori sono lavori che quindi non sono legati alla vecchia idea produco qualcosa, la metto sul mercato, tu me la compri e io faccio un po' di soldi e ricomincio. In realtà siamo in una società, chiamiamola così adesso iperstorica, abbiamo imparato questa parolina, e nelle società iperstoriche tu hai ereditato un mondo di cui adesso ti devi prendere cura. Allora i nuovi colletti del domani non sono sicuramente quelli marroni, che quelli se ne sono andati via da tanto tempo, quelli blu se ne sono andati via da tanto tempo, saranno sempre di meno, quelli bianchi stanno sparendo, saranno quelli verdi nel senso in cui tu ti prendi cura, quindi gestione, management, decisione, ma dal piccolo al grande, la decisione che io devo prendere se oggi faccio la lavastoviglie oppure no, quindi attenzione, non il grande manager, no, la cosa più stupida e semplice del mondo fino a il primo ministro, è gestione. È decisione, è capacità di capire cosa priorizzare oppure no, dove allocare le risorse oppure no, e dal sottoscritto che va a lavare i piatti da qualche parte, alla grande manager che deciderà il futuro di una grande azienda, quello è il mondo. Allora, per rispondere a Barbara, scusate, la premessa è un po' lunga, ma ci voleva, il mondo in realtà non va verso una sempre maggiore disoccupazione dovuta alla meccanizzazione tecnologica della realtà, non sta andando proprio in quella direzione. I fatti ci dicono che l'occupazione è sempre maggiore. Dove stanno i lavori però? Non in quelle tre categorie che dicevamo prima, in questa quarta categoria che potremmo chiamare appunto di combinazione tra il verde e il blu, cioè tra il digitale e l'ambientale, cioè di prendersi cura, gestire, decidere, priorizzare e poi fare, e qui l'ultima battuta, cose che soltanto noi possiamo fare, ma non perché soltanto l'umanità può farle, ma perché è troppo complicato farle fare alle macchine. Io raccontavo, questa è l'ultima battutina, così, che su in Inghilterra abbiamo un bel prato con chiesa e non ti va di tagliare l'erba, perché è un lavoro veramente un po' stupido, nel senso non è che serve un cervello umano per tagliare l'erba avanti e indietro, e abbiamo due robottini bellissimi, tra l'altro tutti e due italiani, prodotti soltanto in Italia.
sono gli unici due robottini che tagliano l'erba senza dover mettere il filo intorno. Ve li raccomando, non faccio pubblicità, ma tanto Google vi aiuta. Funzionano benissimo. Cioè, allora tu non fai più niente. No, io finalmente posso curare le rose, perché non c'avevo tempo per le rose. E il robottino per le rose, quello non lo trovi, perché la mano, l'attenzione, il contatto, la decisione, quello è qualcosa che purtroppo resterà una cosa della abilità manuale umana, ma anche dell'intelligenza decisionale umana. Allora, meccanizzare sì, e capire anche dove si stanno aprendo enormi, questo ai ragazzi e ragazzi del muretto, mi raccomando, non ve lo scordate, enormi, straordinarie opportunità di lavoro, di impiego e di costruzione. Vi ricordate prima? Sai da dove vieni, hai un progetto di vita, ci sono straordinarie opportunità, il mondo è aperto. Allora che cos'è che ti sta fermando? Un po' di coraggio. E il coraggio chi te lo dà? Te lo dà Guarcino, te lo dà le radici, la famiglia, il posto da dove vieni, sai chi sei, c'è la tomba con tutti quanti gli antenati. E allora sapere che sei Piro, in maniera autoriflessiva, e sapere dove stai andando, coraggio e grandi opportunità. Quindi in realtà la rivoluzione digitale sconquasserà tutto, ma aprirà e sta aprendo straordinarie opportunità per chi ha quell'età giusta che mi sa che io ho un po' passato. Andiamo invece a vedere gli errori, cioè quali sono state quelle cose che veramente tu non avevi intuito, non avevi capito del digitale e di come stava cambiando, diciamo così, il mondo, e che così ti sei trovato di fronte, ma in realtà impreviste. La lista è lunghissima. È lunghissima. La cosa che mi dispiace di più di tutte, che non ho capito subito, è che negli anni 90, quando studiavamo queste cose, sugli errori magari la pioggia ci dà una mano, qua chiudiamo. E, non era facile, e io non ho capito subito, l'ho capito, ci ho messo un po', che stavamo commercializzando internet. E questa commercializzazione di internet ha sorpreso anche un po' me, perché credevo che avremmo reagito come società di fronte a una straordinaria trasformazione come quella che stiamo vivendo del digitale, quindi in versione molto più controllo, legislazione, quadro normativo, e molto meno in termini di lasciamo tutto in mano alle grandi aziende e vediamo che succede. Questo è l'errore più grave che ho fatto, poi però ce ne sono tanti altri. Andiamo dentro. Che volete fare? Volete chiudere? No? Va bene, andiamo. Dicevamo, gli errori. L'errore che ho fatto, anche in buona compagnia, ma insomma, sottoscritto, è stato quello di pensare che la politica avrebbe capito l'importanza di questa trasformazione e quindi non avrebbe lasciato al mercato una straordinaria trasformazione così epocale, che voi potete immaginare è comparabile a quella, diciamo, la trasformazione agricola e poi ancora industriale. Cioè, è come se tu stessi di fronte a una trasformazione che segna secoli e dicessi: sai che facciamo? Vediamo che succede, lasciamo alle grandi aziende gestirla e poi ci pensiamo dopo. Ecco, quell'errore sottoscritto a suo tempo negli anni 90 fu di non credere che la politica avrebbe fatto un errore del genere. È un po' come dire: ma dai, non saranno mica matti. E invece sì. La cosa andò così, ve la racconto in maniera molto semplice. Siamo negli anni 90, amministrazione Clinton, quindi una buona amministrazione, non gente, non Trump. In prima fila? Papà. Non serve. Allora, in questo contesto, Clinton, l'amministrazione Clinton decide che
la legislazione su internet non viene realizzata perché si pensa che internet sia come la telefonia, cioè non sia una rivoluzione così profonda come noi oggi l'abbiamo vissuta e la conosciamo, ma in realtà faccia parte della trasformazione dei mass media. E così come c'è stata l'arrivo della radio, della televisione, della telefonia mobile, si possa fare quello che da sempre la politica fa, la buona politica, cioè lascia che una innovazione tecnologica metta radici, cresca, si formi un mercato e poi quel mercato viene normato, cioè si crea un quadro normativo intorno a un mercato che però è già robusto. È un po' come dire, tu prima la pianta la fai crescere, poi la raddrizzi, la poti quando è già un po' robusta, ma non è che dimeni subito, perché è una pianticella, deve crescere, deve nascere, fai crescere il mercato e poi, così, l'amministrazione Clinton ci dice negli anni 90, legiferemo dopo. L'errore del sottoscritto fu quello di non capire che questi la pensavano così, perché a me, come a qualcun altro in giro per il mondo, non ci sembrava questo. Cioè non ci sembrava che internet fosse un capitolo in più dello stesso libro, il libro dei mass media. Ci sembrava proprio un altro libro. Allora capite che la mancanza di comunicazione un po' mi dispiace, perché se avessi capito un po' meglio, non che ero troppo giovane per farci qualcosa, però avrei potuto almeno scrivere una cosa in cui avrei detto poi, 30 anni dopo ve l'avevo detto, che è bella soddisfazione, no? Cioè, guardate, invece non l'ho scritta questa cosa. E questo è successo negli Stati Uniti, l'Europa ha seguito l'esempio degli Stati Uniti e anni 90, primo decennio del millennio, quindi per 20 anni noi abbiamo lasciato internet e poi il digitale nel senso più ampio, o quando dico digitale nel senso più ampio è anche la telefonia mobile e con le app nella tasca, tutte quelle lucette che stanno a casa che fanno che si chiama Internet of Things, anche quella, tutto il mondo dei servizi che vanno da Netflix oggi fino all'intelligenza artificiale, quindi tutto quel mondo pian piano l'abbiamo lasciato a se stesso, l'abbiamo fatto crescere come società da un punto di vista puramente commerciale. Il risultato è stato che quando poi finalmente ci siamo svegliati, a quel punto sì, io gliel'avevo detto, ma io con tanti altri, guardate che non funziona così, guardate che non è comunicazione, è ambiente. Tu sulla radio non ci vivi, ma su internet sì, è facile da capire dopo un po', soprattutto se c'è l'età giusta. Allora stai creando il nuovo ambiente in cui le persone passeranno sempre più tempo, è un nuovo territorio. Tu non puoi farlo crescere come se fosse il Far West, perché quando poi devi fare le leggi, poi le devi fare col fucile, perché è piena di banditi e di gente un po' strana che pensa di fare come gli pare a loro. Purtroppo è andata così. Allora oggi, quando, a proposito di errori, quando finalmente a oggi la politica ha cominciato, l'ultimo decennio, grosso modo, a raddrizzare la situazione, si è trovata davanti una pianta che andava tutta storta. E cioè un digitale che era stato completamente abbandonato al mercato e quindi con le cose buone ma anche le storture. Le storture le conosciamo benissimo, le cose buone pure, nel senso ce l'abbiamo in tasca, le cose buone, ma anche le storture che vanno ad esempio dalla privacy all'abuso, alle notizie false, le fake news, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per motivi assolutamente sbagliati e così via. La campagna elettorale che stiamo vedendo in questi giorni, che si gioca più su questo botta e risposta che favorisce le visualizzazioni sui vari social, che è lo scopo delle aziende, piuttosto che sulla produzione di contenuti. Questo anche è stato un effetto, diciamo così, devastante, soprattutto in una società sanguigna come la nostra, diciamo, ha preso degli aspetti anche inquietanti che vediamo in questi giorni. E anche un po' di cultura, no? Cioè, con Barbara ieri stiamo facendo una bellissima trasmissione, parlavamo della Corea del Sud. La nostra cultura in Italia, a Guarcino, in Italia, in Europa, sta assorbendo il digitale in maniera meno veloce, diciamo così, e quindi anche meno traumatica di altri paesi. Paesi come la Corea del Sud, ma anche la California, non il mezzo del nulla dell'America, ma California, Corea del Sud, Singapore, sono paesi che si sono strappati rispetto al passato per adottare il digitale in maniera così drammatica, violenta, completa, totale. E quindi la generazione passata proprio non parla con quella attuale.
cioè i nonni e le nonne non sanno veramente che cosa sta succedendo ai nipoti. Noi qua abbiamo il vantaggio e lo svantaggio di essere andati più lenti e quindi anche di aver avuto la possibilità di assorbire un po' meglio questa trasformazione. Insomma, come sempre nella vita, c'è il buono e il cattivo. Il cattivo è che siamo in ritardo, il buono è che abbiamo fatto le cose con qualche passetto un pochino più attento. Allora qui per chiudere, i passetti più attenti che noi abbiamo fatto qui in Europa, e li abbiamo fatti anche dal punto di vista legislativo, e ce la invidiano in tutto il mondo la legislazione che abbiamo in Europa, perché se la sognano sia in California, sia in Corea del Sud, sia a Tokyo, sia a Singapore. Allora, dicevamo al liceo quando parlava Latinorum, no? Il cosiddetto festina lente, cioè vai veloce ma lentamente. E questo, se uno ci riesce ad andare veloce, il festina, ma con l'attenzione e la cura che questa velocità non porti uno strappo brutale, non ti fai male, riesci a raggiungere la velocità giusta nei tempi giusti, questo in Europa, grosso modo, dopo quell'errore che vi dicevo io non ho capito, cioè, lo stiamo facendo abbastanza bene. Cioè l'Europa oggi sta facendo un lavoro di accelerazione attenta, quindi cauta, abbastanza ben fatto. Tant'è vero che, vabbè, chiudiamo qua, che noi abbiamo dei pezzi di legislazione, adesso non mi annoio queste cose qua, sono cose tecniche, ma abbiamo una serie di pilastri di legislazione, il Digital Service Digital Markets Act, quello sull'intelligenza artificiale, l'altro delle robe cui ho contribuito anch'io, e che stanno mettendo i pilastri per una società dell'informazione europea all'altezza della sfida. O queste cose ci vuole tempo, cioè tu non, questo a chiunque voti, se mi dice vado al governo e nel giro di un anno sistemo tutto, è un buffone, perché ci vogliono anni per fare una legislazione fatta bene, curata, con senso, attenzione all'impatto, e quindi festina lente. Ora, questo abbinamento, da un punto di vista legislativo, noi in Europa lo stiamo raggiungendo abbastanza bene. Sarebbe bene che l'Italia avesse la stessa cosa, e quindi, no, dita incrociata sul prossimo governo. Diciamo in un tempo più breve di quello che sta invece trascorrendo, ho pensato di saltare questa domanda, ma invece siccome è un vero regalo che ci facciamo di poterlo ascoltare da lui, ti faccio la domanda su come cambierà la medicina e la percezione della nostra salute, perché questo è uno dei rami non solo su cui si sta investendo in assoluto di più, grandi, questi miliardari, Bezos, Branson, Musk, stanno investendo miliardi in queste società che hanno fondato addirittura per abbattere la morte, perché ci sono anche così, cioè si parte un po' eroici, però comunque per prolungare la vita e prolungarla in salute, e alla base di queste, di questi fondi stanziati ci sono dei cambi di paradigma fondamentali che è importante per ognuno di noi capire, perché già d'ora possiamo fare le nostre scelte comprendendolo in maniera diversa sul nostro corpo. E allora chiedo a Luciano come riassumeresti quella immensa rivoluzione che è la percezione e la cura del nostro corpo, della nostra salute, in base alla rivoluzione digitale. Questa è una cattiveria vera, ma se lo fare il pubblico, ma se lo meritano. Ottimo questa cosa. Allora, sempre per i non guarcinesi, che spero a questo punto siano pochi, tenetevi nascosti, non lo dite. Per chi non è, diciamo, qui di Guarcino, il bisnonno medico, il nonno medico, il papà medico. Adesso tocca a me fare un commento sulla medicina, capite la leggerezza. Le trasformazioni sono tantissime. Partiamo da un dato. Se voi fate di tutto il mondo, fate finta che sia una famiglia con il suo budget, con i suoi soldi, che deve spendere al mese, all'anno, fate finta. Umanità, casa, pianeta, dove mette i soldi? Cioè, quanto spende in X, Y, Z, eccetera? Sì. In genere, se fai questa domanda in America, tutti dicono armamenti. Il costo maggiore, dove buttiamo più soldi di tutti, sono gli armamenti. Non è così. La famiglia
umanità su questo pianeta spende quasi 3 volte di più in salute. Poi vengono gli armamenti. Quindi facciamo molto più bene, diciamo così, in termini di salute, di quanto cerchiamo di ammazzarci, come si vede in Ucraina. Allora, fatto conto che i soldi che girano nel settore della salute, o la salute va da tutto, dal bambino che nasce, al pensionato, alla pillola, alla prevenzione, all'attrezzo che ti serve per campare meglio, respirare, tutto. Il fatto, diciamo, il budget del mondo, no? Capire che la fetta maggiore, tutto quello che noi spendiamo, va nella salute, tanti di quei soldi, ma tantissimi, si parla di miliardi, cioè quelli, diciamo, quegli zeri che io, no, generalmente scherzo, li leggono soltanto i generali americani, cioè quelle file di zeri che, cioè, vabbè, chissà quanti soldi sono, vanno tutti quanti spesso nel digitale oggi. Allora qui, per rimanere un po' così sul leggero, ma io questa cosa delle trasformazioni la metterei intorno a 2 o 3 punti. Il primo, che la medicina ha sempre cercato di fare, ma che oggi può fare in maniera straordinariamente migliore. Il primo è prevenzione. Il digitale ti permette di fare tantissima prevenzione a costi irrisori. Voi pensate, per esempio, in Italia, a quello che può essere, ad esempio, per il trattamento del vizio cardiaco. Cioè, quello che può fare oggi il digitale in termini di prevenzione, prima che ti prenda un colpo, è straordinario. Quindi prevenzione, ad esempio nei confronti degli anziani, di chi ha disturbi, di chi ha difficoltà e tutto il resto. La seconda cosa quella che a noi ci sembra un po' strana, ma non è tanto fantascienza, è che la medicina, di nuovo, ha sempre cercato di fare, ma lo vediamo appunto con mia moglie, con chi a Bologna, c'è un bellissimo teatro, si chiama così appunto, di anatomia, è la pervasività all'interno del corpo. Noi fino all'altro ieri, già i raggi X sono stati un miracolo, ma letteralmente fino a quando studiava il bisnonno, no il nonno, il bisnonno, o lo aprivi quello, o dentro lo ci vedevi, non c'era modo di guardare dentro il corpo umano. Il nonno già qualcosa, oggi la GX diceva, banale, ma da domani e da oggi pomeriggio, il fatto che la tecnologia entri nel corpo, e quindi la pervasività, prevenzione, pervasività della tecnologia dentro il corpo, diventa una cosa abbastanza normale. Vi faccio un piccolo esempio. Un mio studente, ormai di 2 anni fa, svedese, la sua servizio sanitario nazionale, lui diabetico, aveva un piccolo chip sotto pelle, un attrezzetto, una app che distribuiva quel medicinale, eccetera, tutto automatico. Il chip ce l'aveva sotto pelle, non fantascienza, passato dal servizio sanitario nazionale in Svezia. Questo è il mondo, quindi, pervasività all'interno del corpo, cosa che per generazioni la medicina si è sognata. E vi ricordate magari qualche cosa così, quando Leonardo, insomma, quando tagliava i corpi, non è che piacesse tanto alla gente, insomma. L'altra P, sempre prevenzione, pervasività, è anche il fatto che c'è nel digitale questa straordinaria, chiamiamola così, democratizzazione, cioè la distribuzione di questo servizio, per non soltanto prevenire, non soltanto per entrare in maniera pervasiva all'interno del corpo, ma anche come potenza in termini di calcolo sulla base dei dati. Ad esempio, io ho mandato bastoncino a una solita azienda che mi dice ogni tanto, hanno scoperto dal mio DNA se è più facile che mi venga questa malattia piuttosto che un'altra, magari fai attenzione a questo oppure quest'altro ancora, ti dicono da dove vieni, qualche cosa un po' così di nessun interesse. Ecco, questa potenza di calcolo che il digitale fornisce, quando si tratta della medicina, vuol dire, e questa è la terza P che vorrei introdurre, è la personalizzazione della medicina, che da sempre la medicina ci ha provato, ma ha fatto passi enormi, ma poi ci pensate, non lo raccontava papà, no? Cose così di famiglia, cioè la pasticca, quando leggi le istruzioni, mica ti dice se è, no, quanti chili pesi, quanto sei vecchio, quanto sei giovane, donna, uomo, una ogni 4 ore, ma non è così, già mi insegnava qua da bambino, una ogni 4 ore se sei giovane, vecchio, allora un po' di meno, un po' di più, cioè è il medico che poi alla fine te la personalizza perché ti conosce, ricordate,
Dice, no. C'è gente che qua sarà curata da un florido. Ecco, oggi il digitale ti può permettere su vastissima scala la personalizzazione della cura. Voi capite che noi siamo, noi qui viventi, l'ultima generazione che ha visto un mondo completamente analogico. Cioè un mondo in cui tu avevi il gettone per telefonare, in cui non c'erano telefonini, non c'era internet, non c'era web, non c'era Amazon, non c'era niente. Vi ricordo che ai miei ragazzi che hanno sempre 20 anni quando vengono a Oxford, ogni anno hanno 20 anni loro, glielo devi raccontare. Dite, guarda che c'era un mondo in cui non c'era Google. E come facevano a trovare le informazioni? E come ti muovi? Non c'era la mappa. E scusa, ma l'appuntamento al cinema? E se non te l'hai dato al telefono, cioè, guarda, usciamo, ci vediamo lì alle 8:30 alla pizzeria, poi attaccami e poi speriamo che ci vediamo, perché ecco, quel mondo lì è sparito. Insieme, e sta sparendo, insieme a quel mondo sta sparendo anche un mondo in cui la medicina è, se volete, tanto al chilo, in cui non c'è prevenzione a livello che possiamo fare, non c'è pervasività a livello che possiamo fare e non c'è questa personalizzazione che il futuro permette. Allora Finalino dice, che bello il mondo, quanto sarà bello il futuro. C'è sempre una fregatura, no? Cioè, vabbè, allora scusa, qui tutto bello, no, c'è una fregatura. Questo è vero per chi sta in questa stanza, cioè per quel 5-10% del mondo. L'altro 90, diciamo così, per essere generosi, quello non lo vede proprio, quello se becca un'aspirina è già tanto. Allora in realtà quello che si creerà sempre di più, e su questo dobbiamo lavorare come società, non come mercato, perché il mercato non fa questo lavoro, lo fa la società, una società decente, solidale, che pensa anche agli altri, e assicurarsi che quello che si chiama il digital gap, cioè la spaccatura tra chi ha tutte queste cose e chi è tanto se c'ha l'acqua potabile. O vi ricordo stamattina, quando ci siamo alzati, quando io ho fatto il cappuccino e abbiamo aperto il rubinetto, qualcuno, magari io stesso, mi sono lamentato, poca pressione, non c'è acqua potabile, com'è che non c'è pressione d'acqua, la doccia? 800 milioni di esseri umani questa mattina non avevano accesso all'acqua potabile. Questo è lo stato dell'umanità. Allora noi che avremo la pervasività, la prevenzione, la personalizzazione, tutte queste cose bellissime, non ci scordiamo che c'è l'altro almeno 90, per non dire 95% del mondo, che non c'ha l'acqua potabile. Allora su questo si può fare moltissimo. E qua, per questo vi dico, tutto bello, sì, tutto bello per noi, ma ricordiamoci anche di tutto quel mondo che veramente queste cose non le vedrà se non in televisione. Quando gli capita di andare in 500 in un bar dove c'è una televisione che fa avere un po' di pubblicità. Quindi, alla fine di questo discorsetto, tante cose bellissime che stanno in arrivo per la medicina, ma anche un problema enorme di questo delta, si chiama così, di scienza, cioè di questa apertura che si va sempre più spaccando tra chi c'ha e avrà più e avrà sempre meglio, e chi non ha e avrà sempre di meno e sarà sempre peggio. Su quello il ponte, questo lo dico anche perché c'è il sindaco qua, si fa da un punto di vista socio-politico, non lo fa il mercato. Il mercato non lo fa proprio quel lavoro. E chiudo qui, è come chiedere al martello di fare il lavoro del cacciavite, non glielo puoi rimproverare. Ci hai visto sto martello, quanto funziona male come cacciavite? Non è un cacciavite. Il mercato non si preoccupa di questioni sociali e ambientali. Per le questioni sociali e ambientali ci vuole la politica con la P maiuscola, cioè noi, la comunità. Il resto il mercato lo fa benissimo, creare ricchezza, la distribuzione, facendo salve sia le persone sia l'ambiente, ci pensa la società. E quindi per la medicina bisognerà fare esattamente questo lavoro, cioè grandi invenzioni che farà il mercato, ma la distribuzione equa, generosa, solidale, attenta agli altri, la farà soltanto la politica. E su questo bisogna fare attenzione anche, no, in vista di che cosa vuol fare l'Europa per il futuro. Questa rivoluzione nell'ambito della materia sanitaria. In Corea, sempre il paese più tecnologicamente avanzato, si buttano, io ci sono stata quest'anno, ci sono stata 2 anni fa, ogni volta ritorno veramente sconvolta, loro si buttano a pesce tutto ciò che è la tecnologia, perché è quello che li ha portati in 20 anni a passare da
la palude, la povertà estrema. A me ancora la RAI mi chiede di fare i vaccini della febbre gialla se vado in Corea, proprio che a Seul ci andrei a curarmi se mi venisse qualcosa di serio, perché comunque sono bravissimi. Da qui la condizione alla condizione appunto di essere un paese tecnologicamente avanzatissimo, con strutture proprie, e quindi loro continuano a investire, a investire, a investire, con grande anche problematica sociale che si sta creando. Hanno avuto durante la pandemia solo 1600 morti di Covid a causa proprio dell'implementazione della tecnologia rapidissima e di tutte le strutture circostanti che sono cambiate rapidissimamente, ma 15.000 suicidi. Quindi, diciamo, questo gap generazionale di cui parlava lui, questa incomprensione, questo non portarsi un vaccino dietro, poi ha una serie di conseguenze enormi, specialmente in una cultura dove appunto c'è il mito dell'efficienza, dove ognuno si sente in dovere di fare, diciamo, l'hanno interpretata un po' troppo quella frase di Cavalli, per cui lavorano troppo, sentono il peso sociale. Lì io sono andata a intervistare il rettore della facoltà dell'Università di Seul, che era stato rettore dell'università, era stato, diciamo, medico, e quindi era cominciato nell'università, nella facoltà di medicina. E lui mi ha detto: io vado in pensione tra un mese e sono contento perché io non capisco, lui rettore, non capisco più quello che succede nella mia ex facoltà, perché io ho messo vicino il dipartimento di medicina a quello di informatica. E adesso ho tutti quegli studenti di medicina che stanno in quello di informatica, perché non studiano più i corpi, ma studiano i dati, cioè la digitalizzazione, la smaterializzazione dei corpi, cercando di trovare sistemi appunto di prevenzione e personalizzazione. Tutto parte, ovviamente, questa è una cosa che io consiglio di fare a tutti i più giovani, ma anche a chissà che nel ramo familiare ha delle malattie importanti, dal sequenziamento del genoma. Cioè il sequenziamento del genoma consente, se si ha il coraggio di farlo, di sapere anche se si è portatori genetici di alcune malattie che appunto si tramandano o saltano magari qualche generazione, ma diciamo nella propria famiglia. Il mio sequenziamento del genoma è depositato in una società di Verona. Quando esce fuori o una scoperta per determinate malattie finora giudicate incurabili, o un sistema di prevenzione, o quando anche c'è stato il Covid e hanno detto: vogliamo sapere se un determinato gene influisce nel prendere solo, possiamo usare il suo sequenziamento del genoma, possiamo dirle se lei ha o no questo gene, possiamo sapere da lei se lei ha avuto o no il Covid. Ora, con tutta l'attenzione che dobbiamo avere per la privacy, ma questa è una rivoluzione enorme. Se ognuno ha il suo sequenziamento del genoma, e man mano che scoprono le cure per le malattie, per i geni che portano, potrebbero portare allo sviluppo di determinate malattie, ha la possibilità di saperlo prima, poter anticipare magari con degli stili di vita, poter, come dire, entrare di più nella diagnostica di quella determinata malattia proprio con sistemi di intelligenza artificiale, cioè ci si salva la vita in questo modo. Allo stesso tempo, come diceva lui, sempre nello stesso istituto mi hanno detto: guardi che c'è uno spettro di, per esempio, medicine che magari io ho preso per tutta la vita, che su di lei non funzioneranno mai, e che tu continui a prendere con tutte le controindicazioni gli effetti, e invece loro ti dicono che queste su di te non funzioneranno, e poi da qui noi arriveremo a avere delle medicine appunto personalizzate, che quindi funzioneranno sempre meno, avremo effetti collaterali negativi, sempre più avremo la personalizzazione di quello che serve a noi per curarci. Quindi questa è una rivoluzione immensa, perché passa dal generico allo specifico, al predittivo e alla personalizzazione, ed è una cosa enorme.
Adesso chiudiamo questa immensa ormai intervista, però vi vedo molto interessati, quindi io ho abbastanza forza poi quando vedo la platea, che... però so anche che a Guarcino una certa ora si mangia, quindi dobbiamo chiuderla. E prendendo spunto proprio dalla Corea, cerchiamo di spiegare in un attimo che cos'è questa nuova fase di internet, che non si sa se funzionerà o non funzionerà, che di cui sentiamo molto parlare, e che è il metaverso. Ne avrete sentito parlare. Ora consideriamo che noi abbiamo avuto come primo momento quello che Fabrizio ci ha anticipato, cioè seduti davanti a un computer e abbiamo cominciato a poter parlare con altre persone da altre parti del mondo, ma dovevamo stare inchiodati là. Era poi abbiamo avuto la portabilità, le applicazioni, lo smartphone, andare in giro, e questo ci ha cambiato radicalmente la vita. Ora c'è questa nuova fase, che è quella del metaverso, che in Corea hanno già interpretato, già stanno mettendo la pubblica amministrazione nel metaverso, stanno cercando di implementarla dappertutto, consente per esempio di girare per Guarcino, inquadrare la statua di Bonetto Floridi e sapere tutta la storia che c'è dietro, consente di sapere già da fuori un negozio sconosciuto quali prodotti ha dentro se mi interessano, entrare per esempio in quando queste immense librerie che vanno proprio dalla parete a un soffitto di 8 metri e sapere inquadrando quale libro c'è lì sopra e interagire attraverso un avatar. Allora, chiediamo a Luciano cos'è il metaverso, perché la Corea ce l'ha a questo livello, e prima a questo livello ce l'avremo forse, se avrà successo, forse tra 6 anni, e se secondo lui questa nuova dimensione ci cambierà la vita di nuovo o no. Mi sono andata la cena, sicuramente. Ho aperto subito che è lunga. Vabbè, di fronte alla pressione della Cina, il metaverso mi sa che l'avete visto, quasi chiunque l'avrà un po' visto, almeno in televisione, ed è un po' l'idea che tu entri in uno spazio, magari indossando un apparato visivo, chiamiamolo così, porti nelle mani hai 2 attrezzi che ti permettono di guidare all'interno di questo spazio, a volte è semplicemente in realtà uno spazio su uno schermo, quindi è un metaverso povero, diciamo così. Il metaverso, quello ricco, è una realtà virtuale in cui tu sei immersa o immerso e puoi operare a quell'interno. Allora, ci sono tante cose da dire su questo metaverso. Cerco di semplificare 2 o 3 cosette magari interessanti. La prima è che, come tutte le tecnologie, tutte, da quando abbiamo inventato la ruota a oggi, c'è sempre qualcuno che ti dice che la nuova tecnologia soppianta quella vecchia. Cioè l'idea è che quello che succede è quello che è successo con le carrozze e l'automobile. Arriva l'automobile, spariscono le carrozze, è chiaro? O questa trasformazione, diciamo, questa evoluzione tecnologica non è sempre così. Oggi abbiamo le biciclette e le motociclette. Non è che sono arrivate le motociclette e sono sparite le biciclette. Non è funzionato così. Per soprattutto gli uomini in sala, c'hai il rasoio a mano e c'hai il rasoio elettrico. Per chi ama ancora le penne strane, ci sono quelle a sfera, ma le penne ormai ce ne stanno una diversità. Quindi c'è una diversificazione, pensate in termini molto più di evoluzione darwiniana. Cioè ci sono, voi immaginate come se fosse una foresta, ci sono degli spazi che un certo animale occupa, ma il fatto che occupa questo animale quello spazio non vuol dire che ci sono altri spazi occupati da altri animali, cioè altri habitat. Allora ogni tanto un animale arriva e ammazza l'altro e lo sposta, arriva l'automobile e uccide la carrozza, ma molto spesso arriva una tecnologia nuova che non rimpiazza quella vecchia, ma si mette accanto. Allora sicuramente oggi chi è che ha una macchina da scrivere, quella tac, 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 quella è sparita. Detto questo però, non è che allora il metaverso sia come la macchina da scrivere e come l'automobile. Ce l'hanno presentato un po' così in questo periodo.
Cioè, se voi sentite Zuckerberg, vi dice il metaverso è la nuova fase evolutiva. Internet, telefonia mobile, metaverso, tutti staremo lì dentro. Non è così. Questo registrato, ci risentiamo tra 5 anni, poi vediamo chi c'aveva ragione e chi c'aveva torto. Dice, ammazza, ma quello è Zuckerberg, capisce tutto. Eh sì, ma anche i geni dicono un sacco di scemenze. Allora, questa è una scemenza, o soprattutto è una cosa da vendere, cioè lui deve vendere il prodotto e quindi vi dice domani questo è tutto, è l'unica cosa, funzionerà tutto così. Non andrà così, perché, altra lezione della tecnologia, la tecnologia in genere ci fa fare 2 o 3 cose. Uno, ci permette di smettere di fare cose che non volevamo fare. Tu non c'avevi voglia di lavare i piatti, arriva la lavastoviglie, bellissimo, e smetti di fare i piatti. Poi ci permette invece di fare cose che ci sarebbe piaciuto fare, ma che non potevamo fare. Arriva Netflix e finalmente ti scanali tutto quanto e ti piace. Ah, che bello. Parlo da peccatore. Poi c'è un'altra ancora tecnologia che ti permette di fare meglio e di più quello che già volevi fare, o ancora meno e ancora meno quello che già avete capito. E in questo contesto il metaverso occupa tutti e 3 gli spazi, e questo è interessante. Cioè ci permette di smettere di fare cose che non volevamo fare. L'esempio che portava Barbara, di cui discutevamo anche ieri, andare ad esempio in un ufficio dall'altra parte, fate conto di Roma, a Guarcino, siamo tutti contenti e felici, sono 5 passi, ti danno tutto subito, va sicuro, da romano, dall'altra parte quando vivo a Roma, quello è un incubo. Prendi l'auto, vai lì, non c'è nessuno, ritorna, la marca da bordo, tutto. Nel metaverso entri, vai, fai, muovi, spingi, ah che bello, tutta la casa, ti permette di fare quello che devi fare senza dover fare quello che non puoi fare. È il tuo avatar in qualche modo, cioè, una rappresentazione di te, entra, incontra la rappresentazione dell'impiegato in forma appunto digitale di avatar, e dà l'incarico della, questo è come stanno progettando loro, l'incarico della pratica che serve, e la pratica è il documento che arriva direttamente sul wallet, che è un portafoglio digitale che sta sul telefono. E ti permette di fare cose che invece altrimenti non potresti fare. E io lavoro molto con ex Facebook, oggi Meta, su queste cose. E, è bene che sappiate anche da dove viene questa, quello che vi sto dicendo. E, una cosa bellissima, ad esempio, che puoi fare, così lo dico anche a ragazzi e ragazze che stanno vedendo, è una, non con tua, ma tu stesso, nella stanza, fai il perimetro e ti muovi tu all'interno di uno spazio che è lo spazio esterno della stazione internazionale, quella che orbita intorno. È una, vi assicuro che quando l'ho fatto è una cosa straordinaria. Tu prova un po' a fare questa cosa, ad esempio, a scuola, cominciare a spiegare, ad esempio, astrofisica in questo modo, straordinario, e non lo potresti fare in nessun altro modo. Cioè non è che sai, però tanto questo comunque, no, questo o così o niente. Poi c'è la cosa inutile, perché anche le tecnologie, anche il telefonino in tasca, quante app ci avete che non avete mai aperto? Io ce n'ho, la dozzina, cioè. Allora la cosa inutile, ve ne racconto e chiudiamo qua. Dice, ah guarda, ti arriva, non dice, puoi andare a vedere Netflix in 3 dimensioni, immersione, appunto la tua presenza fisica all'interno dello spazio. Io mi sono collegato subito, accidenti che bello, me lo immaginate, perché uno c'è un film in cui tu stai dentro, passano che ne so, i cowboy, gli indiani a destra e a sinistra, abbassi per le frecce, cioè, ecco, proprio ragazzino così, invece, lo sapete che cos'è? Tu ti colleghi, vai nello spazio, prendi le 2 manovre, sei tu, stai dentro così, apri la finestra e ti vedi una rappresentazione finta della televisione che ti fa vedere Netflix. Allora stava a casa mia, scusa, tra l'altro il televisore è molto migliore. A questo per ricordare che tutte le tecnologie hanno anche un uso inutile, esagerato, fuori luogo, non è fatto per quello. Quindi ci saranno cose che potremmo fare straordinariamente, che non ci va di fare e le possiamo fare. Cose che ci piacerebbe fare non potremo e le faremo straordinariamente, e cose inutili in cui andremo a perdere tempo, e quello fate attenzione. Grazie, ciao. Per tutto questo naturalmente sarà necessario avere il 5G, forse il 6, la fibra,
Io ho visto questi spazi in Corea in cui veramente, cioè, mi hanno immerso nella diciamo, hanno riprodotto virtualmente la realtà in base ai dati delle trasformazioni climatiche che avremo, in base ai dati di adesso, quindi schemi previsionali di adesso. È stata una cosa incredibile, quindi è veramente importante. Grazie di cuore. Saremo rimasti qui volentieri per ore e ore ad ascoltarvi, perché queste cose sono molto interessanti. Vedo che faremo anche il sacrificio di saltare la cena, però insomma è un impegno un po' troppo oneroso che si chiede. Grazie a voi per averci concesso questo tempo qui, eravamo molto ansiosi di fare questo. Io sono Raffaele Simonetti, delegato, consigliere delegato alla cultura. Ho voluto insieme all'amministrazione fortemente questo incontro, perché veramente avevamo bisogno di qualcosa di veramente culturale durante l'estate guarcinese, che non è solo sagra e feste, ma è anche vera cultura, e quindi siamo veramente grati. A proposito di sagre, vi invitiamo tutti adesso al Cantinone per una pericena, tanto per non smentire. Vi invitiamo quindi al Cantinone, che peraltro è un luogo meraviglioso di proprietà Floridi. Vedrete com'è bello questo immobile antico del Medioevo, e lì offriremo la pericena. Grazie a tutti. Che...